Cari tutti, cari soci, come cari persone interessate ai nostri giovedì, grazie davvero di essere qui con noi questa sera. Vi assicuro sarà un appuntamento molto, molto, molto importante. Quindi molti di noi se lo ricorderanno, sia per averci messo la faccia, tanto tempo di lavoro e la dedizione, e parlo dei nostri ottimi relatori, sia per, credo, molti di noi professionisti dei musei, che credo troveranno forte illuminazione da questo approccio che ci viene messo a disposizione. Quindi, anche da parte mia come presidente, cari saluti, ma è un invito a prendere molto in considerazione quello che accadrà questo pomeriggio, perché abbiamo la possibilità di passare poi a una fase molto operativa, dove quello che a noi andremo a dire, ben carico di implicazioni teoriche, si intende, ha tuttavia una componente di forte praticità e di grande utilità per la nostra gestione museale. Quindi, MOI, Measurement of Impact, un modello europeo per misurare l'impatto sociale dei musei, è davvero un elemento importante per il quale io ho un grandissimo piacere di presentarvi e passare la parola a Margherita Sani, che qui voglio ricordare come componente del direttivo ICOM, ma anche come grande attivista nel mondo NEMO europeo e quindi con una relazione molto ampia nello spazio e ahimè a tutti noi nel tempo e per quanto riguarda questi elementi. Insomma, noi sappiamo che è molto, relativamente facile misurare gli impatti diretti a livello economico. E noi sappiamo quanto siamo infastiditi quando questo è l'unico parametro e quindi quando ci viene chiesto, ah, come va il museo? Quanti biglietti hai venduto? Ecco, voglio dire, qui stiamo parlando proprio di cercare dei metodi che ci permettono di misurare e rendicontare altre dimensioni e come il fondamentale impatto sociale, che sappiamo quanto sia importante per la nostra attività. Su questo poi si inserisce anche proprio un tema di governance dei nostri musei. Quali criteri davvero noi adottiamo? E per orientare la nostra programmazione e programmazione strategica. E cioè, che uso facciamo degli output che realizziamo alle nostre attività educative di accessibilità, se non disponiamo poi di una metrica con la quale misurare gli output, vale a dire proprio gli esiti, gli impatti. Insomma, come basare i nostri criteri di valutazione? E qui viene fuori la rivoluzione di MOI, signori, l'autovalutazione, come ci verrà presentata, è un approccio da tenere in grande massima considerazione, innanzitutto perché ci mette in gioco noi. Quindi noi ci assumiamo la responsabilità di valutarci e dobbiamo farlo con quell'onestà di trovare i punti di forza e di debolezza, ma qui non voglio assolutamente alludere a SWOT e metodi già conosciuti che provengono dal mondo del marketing. Qui parleremo di altre cose. Però quello che trovo assolutamente importante, e veramente la smetto di parlare perché il mio doveva essere solo un saluto, è che vedo che credo che questo strumento di autovalutazione abbia in sé quegli strumenti di anticipazione che ci permettono di lavorare sul futuro con gli strumenti migliori. Prevedere il futuro, il foresight, sappiamo che è molto complicato, non riusciamo nemmeno a sapere che tempo fa questo fine settimana, figurarsi. Ma avere degli strumenti come questi ci permettono di orientare le scelte, quindi l'autovalutazione di fatto ci permette di raccogliere elementi che alla fine ci danno degli strumenti di anticipazione e orientare la nostra attività. Quindi ecco perché credo davvero molto utile la disponibilità che i nostri colleghi ci hanno dato di presentare quest'oggi il progetto e con le indicazioni per potervi accedere operativamente. Avere la possibilità di avere un appuntamento autunnale per le precisazioni, per avere degli aspetti e poi davvero confido che possa partire una sorta di gruppo di, usiamo il termine inglese, early users, gruppo di persone che ha voglia di impegnarsi a collaudare questo metodo e poi troveremo modo anche di confrontarci per poter discutere di queste applicazioni. E quindi proprio quest'oggi parte un primo momento, il lancio di una modalità che mi auguro e credo davvero diventerà parte integrante del nostro modo di gestire i nostri musei.
Gentile Margherita Sania, grazie davvero di aver accettato questo compito di coordinare da qui in poi la serata. Buona attenzione a tutti. Grazie, grazie Michele, mi fa molto piacere introdurre il progetto MOI, Museums of Impact, e anche gli strumenti che questo progetto ha realizzato, che ha prodotto, cioè quello strumento di autovalutazione con cui i musei possono interrogarsi sull'impatto che hanno sulle comunità e sulla società, al fine di migliorare. Lascerò tra poco la parola ai colleghi per illustrarlo e anche per fornirvi i dettagli dello strumento che è disponibile fin d'ora in italiano sul sito di NEMO, Network of European Museum Organizations, e volevo fare solo due precisazioni, sottolineare due aspetti. Il progetto e i suoi esiti si inquadrano all'interno di un'attenzione sempre più forte nel campo dei musei al welfare culturale, cioè al benessere che la cultura, le arti possono generare e possono svolgere per migliorare la nostra salute e contribuire in generale al benessere delle persone. Ormai ci sono delle ricerche, dei dati incontrovertibili sui benefici che la cultura ha sulle persone, sulla vita delle persone, e al punto che ci sono in diversi paesi i medici che scrivono delle prescrizioni per indicare come cura alle persone di andare al museo, di fare delle attività artistiche, eccetera. E a questo tema è stato dedicato anche un convegno che si è svolto il 18 maggio in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, proprio organizzato da ICOM a Milano. Quindi il tema del benessere culturale, del welfare culturale, e anche il tema ovviamente del ruolo sociale del museo, che è un altro di questi aspetti che viene dibattuto, praticato e su cui si condividono molte esperienze in questo momento. L'altra cosa che volevo sottolineare è il valore e l'importanza che hanno gli strumenti di autovalutazione. Qui, visto che Michele mi ha indicato non solo la dimensione spazio nella quale dice che mi muovo, ma anche la dimensione tempo, approfitto per andare indietro di più di 20 anni, al 1998, quando un decreto legislativo dello Stato italiano per la prima volta fece balenare l'idea che i musei statali potessero essere gestiti da altri enti pubblici, nel rispetto però di alcuni standard in tema di fruizione, di sicurezza e di prevenzione. Quindi questo decreto legislativo, poi non attuato, fece nascere tutto il lavoro che è stato fatto sugli standard. Quindi da qui l'atto di indirizzo del 2001 del Ministero e poi molti anni dopo i LUC. Più o meno negli stessi anni la Regione Emilia-Romagna, per motivi così strani, che a volte significano semplicemente l'aver incontrato alcune persone che si occupano anche di altri ambiti, in quegli anni, cioè nel 2000, la Regione Emilia-Romagna mise a punto e adattò uno strumento utilizzato nelle aziende, nelle imprese, cioè il modello per la gestione totale della qualità, adattandolo ai musei e quindi scrivendo delle linee guida, una guida all'interpretazione e all'utilizzo del modello. Questo perché lo dico? Perché questo era uno strumento appunto di autovalutazione, era uno strumento che tra l'altro se guardiamo a come era strutturato ci ricorda abbastanza da vicino anche il MOI, perché nello strumento per la qualità, nel modello per la qualità totale avevamo 9 criteri attraverso i quali guardavamo e valutavamo e autovalutavamo l'organizzazione museale, divisi tra interni ed esterni, cioè che guardavano all'organizzazione e al suo funzionamento e guardavano dall'altra parte, i cosiddetti enablers, no? I fattori, e dall'altra parte invece i risultati, cioè quelli che sono gli esiti nei confronti appunto dell'esterno. Il modello era ispirato ad alcuni principi fondamentali che, se li guardiamo adesso, suonano estremamente attuali: responsabilità pubblica, leadership e coerenza degli obiettivi, centralità dell'utente, visitatore pubblico, sviluppo e coinvolgimento del personale, quindi soddisfazione del personale, rapporto di partnership con i fornitori e con gli utenti. Tutto questo in una logica di miglioramento continuo.
Lo cito perché noi appunto ne facciamo una sperimentazione, organizziamo dei corsi e poi in quel momento c'erano gli standard, quindi alla fine ci concentriamo su quello, su quelli e lasciamo un po' decantare il modello. Però in quegli anni questo era il modello in uso nei musei finlandesi. Infatti non è un caso che il coordinatore del progetto MOI abbia appunto, sia partito naturalmente poi dal 2000 in poi, loro lo hanno aggiornato, noi l'abbiamo lasciato lì un po', diciamo così, congelato, nonostante che alcuni musei continuino ad usare, siano stati ispirati, continuino ad essere ispirati nel loro lavoro da questo sistema, diciamo, di appunto di autovalutazione. Quindi ecco, c'è questa vicinanza, no? tra i due modelli. Ovviamente il MOI, pur venendo da lontano, si è valso del contributo in termini di contenuti offerti dagli altri 10 partner del progetto, 11 in tutto, oltre alla Finlandia, altri 10 partner, e quindi gli strumenti sviluppati in tutti gli altri paesi sono stati a questo punto messi a sistema e hanno generato quello che noi oggi pomeriggio andiamo a presentare. Perché questa lunga premessa? Perché io credo appunto fermamente nell'autovalutazione e vedo i modelli e gli schemi come il MOI non come alternativi agli standard, ma come complementari. Questo per me è sempre stato molto chiaro fin da quando lavoravamo in parallelo, standard e modello per la qualità totale. Gli standard in qualche modo ripropongono, restituiscono una fotografia un po' statica, cioè così, un'istantanea dell'organizzazione, no? Hai questo, sì, no, è un po' in una logica binaria. I modelli di autovalutazione invece hanno un andamento dinamico, mostrano l'organizzazione nel suo farsi, nel suo divenire, se ne possono utilizzare alcune parti e non altre, e in più sono utili, a mio avviso, anche perché favoriscono il dialogo all'interno dell'organizzazione. Nel corso del progetto MOI io ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare a uno dei momenti di sperimentazione a Bologna, all'istituzione Bologna Musei, e devo dire che effettivamente ho visto come in quel caso, forse per la prima volta, alcuni colleghi, parliamo di un'istituzione, quindi anche provenienti da musei diversi, si incontrassero e avessero lo spazio e il modo per discutere di come la propria organizzazione funzionava e come potesse funzionare meglio. Quindi io credo, ecco, che anche questi aspetti di dialogo che il processo di autovalutazione, sostenuto da un facilitatore ovviamente, offre, questo sia un aspetto molto importante e di grande valore. A questo punto ho chiuso, lascio la parola quindi ai colleghi di BAM, prima di tutto a Federico Borreani, perché ci porti in questo viaggio e ci faccia capire come MOI è nato, si è sviluppato e che cosa ci possiamo trovare adesso da utilizzare. Allora, prima di tutto ringrazio caldamente Icomitalia e il presidente Lanzinger che ha voluto fortemente che fossimo qui oggi, e ringrazio moltissimo Margherita Sani che ci ha accompagnato in tutto questo percorso, anche come componente dell'advisory board del progetto, quindi in alcune fasi ha dato dei consigli preziosi per realizzare quello che oggi vi presentiamo. E inizio io, poi passo la palla alla mia socia Francesca Lambertini. Inizio io con un po' di premesse per insomma farvi capire come ci siamo arrivati a questo modello di autovalutazione. Molto, molto velocemente, noi siamo BAM Strategie Culturali, una società cooperativa basata a Bologna che si occupa di progetti strategici e percorsi strategici per la cultura e per le istituzioni culturali. Molti di voi forse ci hanno incrociato nei loro progetti. Lavoriamo da più di 10 anni in tutta Italia, non solo con i musei, e ci occupiamo di solito di partecipazione culturale, di favorire la partecipazione culturale attraverso i nostri processi e i progetti che realizziamo. Ma siamo qui perché siamo stati il partner italiano, BAM Strategie Culturali è stato il partner italiano
del progetto europeo MOI, Museums of Impact, che come è già stato raccontato da chi mi ha preceduto, è un progetto a guida finlandese. La capofila del progetto che sta al centro di questa foto, che si chiama Pirjo Amari di Finnish Heritage Agency, cioè dell'Agenzia per il Patrimonio Finlandese, è la persona che insieme a questo gruppo di 11 partner ha provato a portare a livello europeo, a trasformare un modello che già in Finlandia si utilizzava da diversi anni in un modello europeo. Per farlo ha dovuto però chiedersi alcune cose fondamentali, cioè come possiamo trasformare un modello prettamente locale in un modello che può reggere la scala europea. Ed è quello che ci siamo chiesti insieme in diversi anni di progetto, noi e il nostro partenariato. Ce lo siamo chiesti da gennaio 2020 a novembre 2022, quindi per circa 3 anni. Non vi sfuggirà che quando dico gennaio 2020, questo è uno di quei progetti europei che è iniziato proprio sull'orlo dell'arrivo della pandemia e del Covid. Questo lo ha trasformato in un progetto sostanzialmente realizzato online. Lo dico, molti di voi saranno coinvolti in progetti europei e sanno quanto è stato difficile in generale portare avanti progettazioni internazionali. Devo dire che però noi abbiamo trovato un modo di lavorare insieme a distanza, anche perché per tutta la prima fase del progetto abbiamo studiato altri modelli di valutazione e autovalutazione di impatto. Tra poco vi faccio vedere il partenariato, 11 organizzazioni da 8 paesi. Abbiamo dialogato con professionisti museali di tutta Europa, ci siamo ispirati ad alcuni modelli di riferimento, prima di tutto, come vi dicevamo, il modello finlandese di autovalutazione per i musei, promosso e utilizzato dalla Finnish Heritage Agency, che poi in finlandese si dice Museo Virasto, forse l'avete sentita nominare se frequentate alcuni, come dire, network europei come Nemo, ad esempio. Ma non solo il modello finlandese, ma anche alcuni modelli, ad esempio inglese. Qui in questa slide citiamo AIM Hallmarks, che è un modello dell'Associazione dei Musei Indipendenti, AIM, inglese. Lo stesso European Impact Playbook, che molti di voi forse avranno sentito nominare negli ultimi anni, uno strumento che Europeana ha costruito in diversi anni di lavoro, rilasciando diverse fasi, no? E che va dal design dell'impatto alla comunicazione dell'impatto, un altro modello molto interessante, e un altro che si chiama Equity at Excight, che è stato sviluppato da Excight, che è il network europeo dei musei scientifici. Quindi insomma abbiamo fatto un po' di lavoro di confronto a livello europeo. Ecco qui il partenariato di cui sopra, che è stato un partenariato molto importante, anche ricco. Il capofila ve l'abbiamo già nominato, ci sono alcuni enti e agenzie statali come il Ministero della Cultura Greco e la Fondazione del patrimonio, la più importante fondazione culturale e patrimoniale tedesca, e nello specifico l'Istituto per la for Museum Research, che sta all'interno dei musei statali di Berlino, alcuni singoli musei, come il Museo dell'Arte Cicladica di Atene e il Museo Nazionale Estone a Tartu, alcune associazioni museali, quella finlandese, Museo Litto, e MUSIS, che è un'associazione austriaca regionale della regione della Stiria, e poi alcune reti museali, come Nemo stessa e come la European Museum Academy. Questi sono i partner che hanno lavorato al progetto insieme a noi. Come abbiamo fatto, dopo insomma aver lavorato molto di studio e di ricerca di punti di riferimento, abbiamo anche consultato, questo è importante ricordarlo, i professionisti museali europei. Lo abbiamo fatto attraverso degli stakeholder forum, come spesso succede nei progetti europei, ci sarete forse passati anche voi, solo che noi eravamo
per una prima parte del progetto in lockdown, quindi sono stati stakeholder forum realizzati online. Questo però, ad esempio, per in Italia è stata una buona opportunità, perché lo stakeholder forum italiano che BAM doveva organizzare si è tenuto il 22 febbraio del 2021, è tuttora disponibile online ed è stato un momento di confronto, io credo, importante. Siamo stati collegati online con più di 500-600 musei per una mattinata intera di lavoro, e poi il pomeriggio, attraverso tavoli facilitati, abbiamo cercato di raccogliere i pareri della comunità museale su come andava sviluppato questo strumento. Tra l'altro, ho visto collegati oggi alcune persone che c'erano anche quella mattina, tra cui ho visto collegato il direttore della Fondazione Brescia Musei, Stefano Karadzhov, che saluto, e che quella mattina ci aveva anche fatto il piacere di partecipare a uno di questi nostri panel in cui parlavamo di impatto dei musei. Poi abbiamo fatto la fase di test, cioè quando è arrivata la prima bozza di questo benedetto modello di autovalutazione, l'abbiamo portato in diversi musei europei, Austria, Estonia, Finlandia, Germania e anche Italia, e qui è stata preziosa la collaborazione dei musei civici di Bologna, che Margherita Sani ha già nominato, che si sono prestati in un contesto complesso come quello di una rete museale fatta di più di 10 musei, quindi in un contesto come quello di una rete cittadina ricca, a provare a testare alcuni moduli di questo modello di autovalutazione. L'altra collaborazione più preziosa è stata quella con il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, che ci ha anche lì seguito e affiancato soprattutto in queste fasi. La seconda, quindi, qui è come il progetto, come è andato. Vi racconto, vi faccio la seconda doverosa premessa, che è quella di introdurvi brevemente il concetto di autovalutazione. Cioè, prima di arrivare a raccontarvi il contenuto di MOI, farvi vedere quali sono queste frasi, no? che leggendo devono, che lette possono fare scaturire l'autovalutazione da parte del museo, vi devo qualche slide di introduzione al tema. Siamo partiti nel confronto con i nostri partner europei dal renderci conto che ci sono diversi paradigmi rispetto alla valutazione, e che noi stavamo cercando, insomma, il nostro partenariato stava cercando di passare da un paradigma più tradizionale a uno un po' più innovativo. Cioè, in queste due colonne le vedete, descrivono una serie di caratteristiche del paradigma di valutazione un po' più tradizionale, cioè una valutazione che si fa con una pretesa di oggettività, con una pretesa di misura dei risultati, con un'enfasi particolare sulla documentazione, sulla raccolta dei dati, che pretende che il valutatore sia indipendente e neutrale laddove si procede ad un atto di valutazione, e quindi rischia, gioco forza, di essere un processo sempre un po' top down, in cui l'organizzazione, il museo in questo caso, subisce la valutazione più che agirla positivamente. Quello che volevamo provare a fare con questo progetto, e il motivo per cui ci siamo imbarcati in un progetto di autovalutazione, non di valutazione d'impatto, è che ci sembrava più interessante, forti delle esperienze della Finlandia e di altri stati, passare ad un processo di valutazione che servisse alla organizzazione museale per apprendere e per migliorarsi e per sviluppare le proprie attività in un senso più interessante, più nella direzione di un maggiore impatto. Per questo abbiamo cercato di costruire una valutazione bottom-up, una valutazione che si fa in gruppo, che si fa in un team di persone all'interno di un'organizzazione museale, in cui c'è il ruolo di un valutatore, facilitatore, coach interno, che è coinvolto dall'organizzazione, non è esterno e giudica, e che impara, approfondisce mentre valuta. Quindi l'idea che il gruppo, mentre fa la valutazione, impara delle cose, apprende e
diciamo, vedrete poi anche dopo guardando lo strumento, si segna delle cose su cui puoi lavorare, puoi iniziare a lavorare dal giorno dopo. Quindi c'è un'enfasi sulla costruzione anche di una visione di impatto condivisa all'interno di una organizzazione. Questo per noi era fondamentale e ci metto anche, come dire, il portato di BAM. Noi siamo una realtà che da sempre ama lavorare sulla strategia, ama lavorare per organizzazioni culturali con organizzazioni che siano in grado di costruire percorsi strategici forti e quindi che siano in grado di dirigere la loro azione nel senso desiderato, verso l'impatto desiderato. Sembra una banalità, ma non lo è. Ed è per questo che quindi ci siamo pian piano convinti di volere costruire un sistema di autovalutazione strategica orientata all'impatto. In questa slide vedete queste tre parti, no? Quindi osservare, analizzare le proprie azioni, i propri risultati, valutarli in gruppo per migliorare l'organizzazione, identificare i punti di forza e quelli in cui è necessario migliorare. Perché? Con un fine strategico, comprendere reciprocamente gli obiettivi fissati dall'organizzazione, riallineare i propri obiettivi organizzativi e chiedersi, una volta di più, se sono in linea con l'impatto desiderato. E questo significa allinearsi all'interno di un'organizzazione su le categorie stesse di impatto, le categorie di beneficiari, le categorie di destinatari delle proprie azioni. E crediamo in qualche modo che fare questo percorso metta le organizzazioni in una postura diversa, è una questione posturale l'impatto, si devono fare le attività che ti dirigono verso l'impatto che hai desiderato e quindi appunto orientata all'impatto. MOI, lo diciamo ancora una volta, non valuta né misura niente, non è uno strumento che in ultima analisi misura gli impatti o gli effetti che le attività hanno sui beneficiari, ma è un sistema che spinge l'organizzazione a ragionare sugli obiettivi e quindi a sviluppare attività coerenti con questi obiettivi. Nella catena del valore, nella, diciamo, questa che vedete in questa slide classica, insomma, della teoria del cambiamento, la catena del valore, dove si parte dagli stakeholder o i destinatari e si va verso l'impatto, no? Vedete, passando dalle risorse, le attività, i prodotti, i risultati di breve e di lungo periodo e infine l'impatto. È una catena che avrete già visto e che vi sarà stata proposta in diversi casi. Ecco, se un'organizzazione, dice questa slide, ha un'idea chiara e condivisa dei propri obiettivi e lavora costruendo attività coerenti per raggiungerli, allora sarà in grado di impattare maggiormente sulle sue comunità di beneficiari e sulle società in generale. Questa è una sorta di assunto che noi diamo per vero e sulla base del quale abbiamo costruito il nostro progetto. Se non ci crediamo, allora, come dire, se non ci credete, noi non fa per voi, forse. Però in qualche modo l'assunto è questo. L'idea è che MOI non lavora alla fine di questa catena nel misurare gli impatti e neanche i risultati o gli effetti, ma lavora un po' più a monte, lavora per capire se le cose che facciamo, vedete the things we do in questa slide, sono in linea con il cambiamento che vogliamo generare. E quindi lavora non tanto sul fare le cose bene, quindi non è il concetto di qualità in questo senso, ma nel fare le cose giuste, cioè nel fare le cose che ti orientano, sono orientate verso il cambiamento che stai cercando di generare. Quindi, fine delle premesse, e a questo punto entriamo nel vivo, cioè vi facciamo vedere che cosa abbiamo combinato alla fine, perché ci stiamo arrivando piano piano, ve lo promettiamo, e passo la palla a Francesca, che è qui accanto a me, che vi fa vedere il resto della presentazione e vi presenta i pezzi di cui è composto il kit di autovalutazione. Eccoci, un secondo per dare il tempo. Allora,
Finalmente arriviamo al succo della questione, quindi iniziamo ad entrare un po' nel, ci addentriamo nell'ambito del kit, perché MOI è un cosiddetto framework, quindi un vero e proprio kit per l'autovalutazione. Non sto a ripetere ulteriormente quello che sia Margherita che Federico ci hanno già, insomma, più volte sottolineato. Si tratta di autovalutazione e non di valutazione nel suo senso più classico e tradizionale. Quindi, se abbiamo provato a riassumere in questa slide che cos'è e che cosa non è, sempre per aiutarvi ad orientarvi circa lo strumento e capire se effettivamente può fare al caso vostro o al caso di anche, per esempio, magari se non di tutto il museo, di una parte di esso, di qualche dipartimento. Quello che possiamo dire, mi verrebbe da dire dopo 3 anni piuttosto con certezza, è che il kit di MOI è uno strumento abbastanza semplice per favorire un ripensamento interno dell'organizzazione. Per farlo utilizza l'approccio dell'autovalutazione, quindi chiede a chi agisce all'interno del museo di darsi, diciamo così, dei voti, di condividere a che punto si è arrivati su determinati aspetti, e quindi di fatto favorisce un dialogo interno che è orientato più di altri allo sviluppo vero e proprio. È anche un processo abbastanza leggero. Più tardi entreremo nel merito delle diverse modalità con cui potete, se vorrete, utilizzare il kit. Vedrete che ci sono quelle più complete, quelle più estemporanee. In generale l'approccio che abbiamo deciso di utilizzare è non normativo, cioè non è necessario fare tutti i moduli, non è necessario toccare tutti i temi. È importante che un museo, ora li andiamo a vedere, scelga gli ambiti tematici che ritiene più urgenti o sui quali intende lavorare, poi ha estrema libertà di muoversi all'interno di esse e di affrontare i temi appunto più considerati prioritari. Possiamo forse dire con altrettanta certezza che cosa non è MOI? Come anticipava già Fede, non è uno strumento che si concentra sulla qualità. Anche Margherita in introduzione faceva riferimento agli standard. Non è uno strumento quindi di accreditamento, non ha proprio quell'approccio, non è neanche, come abbiamo già visto, uno strumento di valutazione esterna, quindi non ci sono delle metriche che ci diranno quanto è stato raggiunto questo impatto. È la discussione all'interno che si genera all'interno di all'interno del percorso di confronto che aiuta a individuare quali sono stati gli obiettivi raggiunti. Un'altra cosa molto importante che abbiamo visto soprattutto quando abbiamo fatto la prima fase dei pilot, non mette a confronto in generale, non crea nessuna classifica, non mette a confronto i risultati di diversi musei né di diversi dipartimenti all'interno dei musei. Quindi di fatto non esistono dei livelli da raggiungere di nuovo su Google. Ok. Come vi iniziavo ad anticipare, abbiamo tre diverse modalità di cui si compone il kit di MOI. E la cosa però principale su cui focalizzarsi sono i contenuti. Esistono 8 moduli e ogni modulo poi si concretizza, come andremo a vedere, in diversi strumenti. Però è importante andare a capire quali sono gli ambiti tematici che noi come partenariato, ma soprattutto grazie all'ascolto attraverso gli stakeholder forum, abbiamo individuato come prioritari nel momento in cui un museo si interroga sugli impatti generati. Questi 8 moduli, quindi questi 8 ambiti tematici, sono suddivisi a loro volta in 2 macro categorie. La prima, anche se non esiste un vero e proprio ordine, però è quella che porta il museo a riflettere e, diciamo così, a valutare il proprio operato, quindi che guarda all'interno del museo, ed è formata da 4 ambiti che poi vi racconto un po' più nello specifico. La seconda invece pone il museo in una logica di osservazione verso l'esterno e chiede ai collaboratori che partecipano ai workshop attraverso cui poi avviene l'autovalutazione, come vedono e percepiscono il museo rispetto ad alcuni temi fondamentali esterni. Rispetto all'interno, i moduli sono 4. Il primo si interroga e chiede ai partecipanti, al team del museo coinvolto, di interrogarsi sul cosa si fa, quindi sulla strategia e gli obiettivi di impatto.
vi farò poi vedere alcuni quaderni, insomma entriamo poi nello specifico del come sono fatti, però ecco, un primo ambito è quello di valutiamoci rispetto a cosa facciamo, quali sono i nostri obiettivi e come li stiamo raggiungendo. Il secondo modulo invece si ha più una dimensione di osservazione legata al come stiamo lavorando, quindi a quali sono le competenze all'interno dell'organizzazione che ci dovrebbero permettere di raggiungere certi obiettivi di impatto. Il terzo, conseguentemente si focalizza maggiormente su quelle che sono le risorse a disposizione e come in generale si possa migliorare il servizio che un museo rende e quindi sul funzionamento dell'organizzazione e su affronta quindi temi più di efficienza. Il quarto è sempre interno, sebbene abbia ovviamente dei riscontri verso l'esterno e chiede al museo di interrogarsi su come sta integrando il digitale nei propri servizi, nelle proprie procedure e in generale come lo utilizza anche come strumento di coinvolgimento sia interno ma anche esterno. La seconda tipologia di moduli è, come anticipavo prima, invece pone il museo come attore all'interno della società e quindi si chiede che tipo di rilevanza il museo abbia nella società, ma anche come affronta il rapporto con le proprie comunità e come stimola le comunità a condividere, a lavorare con il patrimonio, quindi anche proprio a co-creare, se vogliamo, con il patrimonio e le collezioni del museo stesso. E il terzo modulo, diciamo che guarda verso l'esterno delle mura del museo, si concentra sulla sostenibilità, anche sulla sostenibilità ambientale, quindi qual è il ruolo del museo nel creare una società e delle organizzazioni sempre più sostenibili. L'ottavo invece pone il museo o l'organizzazione culturale, perché MOI è stato pensato per i musei, ma dopo averlo chiuso ci siamo resi conto che è uno strumento che può essere messo a disposizione anche di altre tipologie di organizzazioni culturali. In questo caso l'ultimo modulo si chiede come il museo possa essere riconosciuto all'esterno come produttore di informazioni rilevanti ed affidabili. Quindi di nuovo si chiede al team del museo che affronta l'autovalutazione di confrontarsi su quanto si è percepiti come rilevanti ed affidabili. Entrando nel merito, ci sono tre diversi strumenti, veri e propri strumenti con cui potrete utilizzare MOI. Poi dopo ripasso la parola a Federico che fa una scorsa del sito proprio per andare anche a vedere dove sono, come si possono scaricare e quindi entrare un po' più in contatto. Il classico è quello dei quaderni. Ora ve ne faccio vedere uno. Esiste un quaderno per ogni modulo, ognuno dei quattro che vi ho fatto, degli otto, scusate, che vi ho fatto vedere prima. E poi abbiamo una board, entriamo nello specifico, e poi abbiamo anche delle carte. Vediamo se funziona cambiando. Ok, sì, funziona. Ho aperto un quaderno, diciamo, un quaderno relativa a un modulo che si concentra nella valutazione verso l'esterno. Infatti il primo è quello di rilevanza nella società, imparerete poi se insomma iniziate un po' a spulciare nelle varie risorse anche a individuare la leggenda di colori, il rosa e il fucsia sono i moduli più legati all'esterno, più alla valutazione appunto del ruolo del museo verso i contesti esterni, mentre abbiamo utilizzato il blu e l'azzurro per quelli interni. Quando aprirete il quaderno, che di fatto è un PDF editabile interattivo, il nostro consiglio è di scaricarlo e eventualmente lavorare anche direttamente sul file, a meno che non vogliate stamparlo e distribuirlo ai membri del gruppo. E troverete appunto in prima pagina il titolo di ogni modulo. Scorrendo avete una veloce introduzione del tema, quindi ogni modulo viene poi, come dire, un po' sgranato, si inizia ad entrare maggiormente si inizia a mettere meglio a fuoco di che cosa i temi che verranno trattati in quella discussione.
Ci sono delle veloci istruzioni, vedremo poi dopo che in realtà sul sito potrete trovare un vero e proprio manuale di istruzioni per i facilitatori, però comunque all'inizio di ogni quaderno abbiamo inserito una veloce recap di quelle che sono le principali istruzioni per utilizzare questo strumento. Ogni modulo e quindi ogni quaderno è formato, qui vi faccio vedere le prime, da diversi capitoli, diciamo, che rappresentano i diversi sottotemi che compongono il tema principale del modulo. Per ognuno ci sono delle domande, delle frasi in cui al gruppo di lavoro si chiede di discutere, di discuterle, di ognuno portare il proprio punto di vista sul livello, sul momento in cui il museo è rispetto a tutte queste frasi, e poi a seguito della discussione si chiede, che può durare, in alcuni casi abbiamo visto è molto veloce, in altri casi invece dà adito anche a discussioni di, insomma, anche alcune sono arrivate a decine di minuti. E, una volta scelto il, appunto, su una scala da 1 a 5 il grado di raggiungimento di quell'obiettivo di realizzazione di quell'attività, e poi il gruppo può individuare il punto in cui valuta di essere. Il facilitatore ha qui anche delle note in cui per ogni sottocapitolo esistono dei box in cui il facilitatore, dopo entriamo meglio nello specifico dei ruoli, dei giochi di ruolo che sono alla base dell'utilizzo di questo strumento, insomma, per ogni sottocapitolo c'è poi anche la possibilità di prendere alcune note. E così, vedete, si sviluppano i diversi sottotemi. Veloce, perché ho paura di rubare troppo tempo. In questo caso rilevanza nella società, come vedete, ne ha diversi, e fino ad arrivare, scorrendo, eccoci, fino ad arrivare a una fase finale di riepilogo, nel quale il facilitatore ha il ruolo di fare un momento di wrap up con i partecipanti e andare a considerare e riportare quelle che sono le priorità emerse dalla discussione, in modo tale poi da utilizzare un altro strumento che vi faccio vedere subito dopo, che dovrebbe essere, che abbiamo chiamato, aiutami in italiano, il quaderno strategico, scusate, abbiamo tutti i termini ancora in inglese, e che è quello che poi dovrebbe affiancare essere utilizzato dal museo poi per dare là a nuove progettazioni. Ora torno velocemente alla presentazione. Quindi i quaderni sono la base. Mi confermate che si vede di nuovo la presentazione? Ok, sì. Abbiamo detto i quaderni sono lo strumento principale, però poi il partenariato ha ritenuto fondamentale anche inserire degli strumenti che fossero aiutassero gli utilizzatori del kit a o entrare più nello specifico, come nel caso della board, o a utilizzare EMOI invece in una maniera molto più light e anche, se vogliamo, giocosa, come nel caso delle carte. La tavola è uno strumento che aiuta a, come dire, utilizzare i risultati dei quaderni e visualizzarli in una tavola a quattro quadranti, nel quale non viene inserita, come dire, si utilizzeranno dei post-it, ogni post-it è una risposta che si è data, è un grado, un livello che si è dato ad ogni frase, che poi verrà inserito in questa board, tavola a quattro quadranti, sia in verticale scegliendo a che livello della scala di valutazione, ma poi si chiederà uno step ulteriore di riflessione al gruppo, nel senso che gli si chiederà anche di andare a individuare qual è la priorità di quel tema per il gruppo, in modo tale poi da costruire già la base poi per lo sviluppo di un impianto strategico che non dice solo poi alla fine dell'autovalutazione come stiamo andando rispetto ad alcuni temi, ma anche quali sono le nostre priorità di sviluppo.
Le carte invece, anche queste le trovate scaricabili e downloadabili online. Noi ne abbiamo per ora stampate, ve le faccio vedere giusto così, ne abbiamo stampate alcune in inglese, poi stamperemo anche le ultime in italiano. E le carte invece sono uno strumento molto più leggero. Ogni carta, ci sono dei set di carte per ogni modulo, ogni carta rappresenta una frase a cui dare, diciamo così, un voto da 1 a 5 e non ci sono regole per utilizzarle. Per esempio, abbiamo fatto alcuni test, si potrebbero anche usare in maniera, come dire, molto molto informale, e magari durante una riunione o nel momento in cui un direttore o comunque chi vuole innescare questo tipo di autovalutazione decide di, per esempio, pescare una carta dal mazzo o nel mazzo generale, oppure scegliendo un ambito tematico e prendersi magari una 20 minuti, mezz'ora nell'ambito di qualche riunione più strategica o di programmazione, per far emergere qualche tema e per innescare delle discussioni. Quindi, come vedete, questo è uno strumento, come dire, quasi più che favorisce più del brainstorming che della valutazione o autovalutazione vera e propria. Purtroppo sto andando un po' veloce perché il tempo a nostra disposizione è molto poco. E il tutto come si chiude? A prescindere da quale dei tre diversi strumenti abbiate voluto scegliere, Moavi fornisce anche il cosiddetto quaderno strategico, che è un altro file composto da 5-6 pagine, nel quale, una volta completato uno o più moduli, al facilitatore, al gruppo, si chiederà di andare a pescare quelle che sono le priorità considerate più rilevanti, e quando parliamo quindi agli obiettivi di impatto che si considera più, come dire, necessari da raggiungere, e attraverso il quaderno strategico sarà possibile andare a abbozzare delle prime, come dire, delle prime intuizioni di azioni. Vedete che qui bisogna riportare l'obiettivo, quindi la priorità emersa dalla discussione, e poi si chiede al gruppo di affiancare, di focalizzarsi su quali sono le informazioni mancanti per completare il quadro informativo, che tipo di risorse potrebbero servire per continuare, per iniziare a lavorare nella produzione di attività o programmi che possano favorire il raggiungimento di quell'obiettivo di cambiamento, chi all'interno del gruppo di discussione può essere considerato responsabile e anche quale urgenza. Questo non ha, come dire, un approccio, non vuole essere uno strumento di progettazione, ma almeno aiutare a tirare le somme. Ah, scusate, vedo adesso che non sono a schermo intero, non mi ero. Perché si vede che è passando? Sì, così vediamo meglio. Super velocemente, troverete poi sul sito scaricabile anche i file per le istruzioni, però se dovessimo riassumerne in breve, la prima cosa, come dicevo, Moi è uno strumento che va conosciuto per poter essere utilizzato. Non è difficile, ma ha delle peculiarità, quindi in primis noi vi consiglieremmo di in generale familiarizzare con l'idea di autovalutazione, oltre che chiaramente con quella di impatto e anche di comunità, visto che poi le comunità sono l'oggetto principale di osservazione. E poi di prendere un po' la mano con i vari ambiti tematici che il kit ha deciso di approfondire e capire quali sono quelli che vi interessano, quindi su quali moduli concentrarvi. L'idea poi è di riunire, adesso noi immaginiamo che questo tipo di lavoro possa essere fatto all'interno delle organizzazioni museali da persone che ricoprono dei livelli di responsabilità, ma può essere anche un approccio che nasce dal basso, perché magari qualcuno di voi oggi qui ha un certo tipo di approccio alla progettazione strategica e può proporre questo tipo di approccio. L'idea poi è che si riunisca un gruppo che inizi a progettare e ad organizzare i vari percorsi. Il primo è quello di individuare uno o più facilitatori all'interno della propria organizzazione, che quindi si dovranno studiare abbastanza bene la guida per i facilitatori, esiste un glossario, e andare ad individuare insieme, anche insieme, che tipo di moduli si vogliono affrontare.
I MOI si basa su, come dicevamo prima, un approccio di gruppo. Quindi, a prescindere dal metodo prescelto, è necessario dedicare del tempo a questo. E quando parliamo di tempo, noi vi suggeriremo di momenti che, al di là dell'uso molto estemporaneo delle carte, però insomma, per un modulo di solito io metterei a budget almeno un'ora e mezza anche per ogni modulo. E quindi proprio di creare un momento di discussione, di scegliere i colleghi che ritenete più interessanti, nel senso per il tipo di lavoro, di mansione che hanno, e poter avere anche uno spazio che per un'ora e mezza almeno a modulo vi lascia modo di condividere. E la cosa più importante, cioè, o meglio, la cosa, non so se è la cosa più importante, sicuramente una cosa molto rilevante è l'ultimo step, quello del quaderno strategico. Noi durante i primi pilot ci siamo accorti che si tendeva a lasciarlo un po' da parte, cioè si faceva l'autovalutazione, poi diciamo rischiava di terminare lì il processo. In realtà il compito del facilitatore è proprio quello di riuscire non solo a stimolare la discussione, ma poi a prendere i risultati e a metterli in priorità in modo tale poi da fornire dei veri e propri, delle vere e proprie strade di sviluppo al museo. Scusate, credo di aver sforato un po', però come vedete la carne al fuoco è molta. Io rilascerei la parola a Federico giusto per due ultime battute, tengo io. Sì, in realtà riprendo io un secondo la parola solo perché dovete, per dirvi dove potete trovare MOI. Lo potete trovare da ieri, quindi siamo proprio qui ad annunciare l'uscita della versione italiana, scaricabile dal nostro sito e quindi da bamstrategieculturali.com/moi. Il nostro sito è facilmente reperibile, insomma, su Google, slash moi vi garantisce di arrivare alla pagina. Se lo volete in inglese, è scaricabile dal sito di NEMO, il Network dei Musei Europei, che fa da hub, diciamo, di tutti i contenuti nelle varie lingue. C'è anche la versione tedesca e in altre lingue. Vi volevo far vedere molto rapidamente, togli la condivisione del tuo schermo. Grazie. E vi faccio vedere velocemente com'è questa pagina. Quindi questa è la pagina da cui potete scaricare, c'è un'introduzione, ci sono gli 8 moduli, e poi sotto ci sono 3 bottoni: i quaderni, la tavola e le carte. E quindi, non so, andate sulle carte, ad esempio, anche qui c'è un po' di introduzione, e poi ci sono questi 8 link. Andiamo qui, società e organizzazioni sostenibili, e potete scaricarvi le carte, che sono l'unica cosa che vi consigliamo poi di stampare. Se chiaramente, se volete le carte, è utile averle stampate. Quelle che ha fatto vedere prima Francesca sono state prodotte in poche copie, e sono tutte in inglese, non esistono in italiano, non potevamo produrle, insomma, all'interno del progetto. Per i quaderni è lo stesso, quindi anche qui vedete i moduli, ad esempio, verso il museo, Digital Engagement, clicco qui e vado tranquillamente a scaricare il modulo che prima Francesca faceva vedere. Quindi, giusto per farvi vedere che in questo momento è tutto scaricabile dal sito. E credo di Grazie. Margherita che stia a Grazie te. Federico. Sì, io passerei la parola subito a Elisa Bruttini perché abbiamo anche già alcune domande molto interessanti. E quindi Elisa ha avuto modo di analizzare questo materiale anche nell'ottica di utilizzarlo e per un museo e per una rete di musei come è la Fondazione Musei Senesi che lei dirige. Quindi lascerei la parola a te. Grazie, e buonasera a tutte e tutti, spero che mi sentiate, mi vediate, tutto funziona. Questo breve saluto sarà nella doppia veste appunto di direttrice di un sistema strutturato di 45 musei sulla provincia di Siena, quindi nell'ambito
di tutto quel comparto di reti che la Regione Toscana ha sostenuto negli anni e anche è una voce come coordinamento toscano per ICOM. Ecco, ho avuto personalmente la fortuna di partecipare anche ad alcune fasi di costruzione di questo progetto perché gli amici di BAM ci avevano invitato a partecipare allo stakeholder forum, quindi ho avuto modo di vederlo crescere anche nei diversi appuntamenti con Nemo e sono contenta di poterlo scorrere nella versione italiana che ci è più naturale. Ecco, se dovessimo pensare qual è il valore aggiunto che questo kit offre ai musei italiani, viene in mente, è vero, un percorso che negli anni, lo diceva prima Margherita, che ringrazio a mia volta, parte dai modelli per la qualità dell'Emilia Romagna, parte anche da alcune pubblicazioni, penso a quella di Adele Maresca, già nostra presidente ICOM del 2005, e ancora chiaramente gli studi di Alessandro Bollo, che credo sia collegato, così me lo ringrazio, e anche Annalisa Cicerchia, che soprattutto si è rivolta a quei temi del welfare culturale e di un impatto magari legato ad attività specifiche rispetto ai pubblici fragili. Anche noi come Fondazione Musei Senesi in questo per ambito dei musei Alzheimer stiamo provando ad aggiornarsi in tal senso. Però ecco, al di là di una letteratura un pochino più aziendalista che propone indicatori e saggi, l'innovatività di questo strumento è senz'altro, come è stato già evidenziato da chi ce lo ha raccontato, avendolo creato con estremo entusiasmo e competenza, il fatto che si ponga intanto su un tono di voce, permettetemi la metafora, anche più colloquiale. Quindi non ha la freddezza di quello che può essere invece, ad esempio, un sistema di accreditamento per quesiti come quello sui LUCV, la piattaforma del Sistema Museale Nazionale su cui i nostri musei hanno sofferto nelle scorse settimane, che chiaramente però va visto in controluce, come diceva Margherita, vanno interpretate in maniera complementare e non alternativa. Ed effettivamente rispetto a quell'insieme di molto numeroso peraltro di domande stile binario un pochino più fiscali e rigide dell'accreditamento ministeriale e comunque della rilevanza di molte regioni, ecco, questo ha un approccio anche piacevole e giocoso, mi fa pensare a certi conversation games magari di stampo britannico, no? Per avviare un po' la chiacchierata e rompere il ghiaccio, anche perché si propone anche con lo strumento delle carte da gioco in maniera inedita e garbata, smart, ecco, e questo potrebbe anche facilitare per la conoscenza che ho dei piccoli musei che al tempo stesso fanno cose giganti, un utilizzo un pochino meno malizioso. Spesso dipende anche chiaramente dal ruolo e dalle competenze, però un piccolo museo dove ci sono poche persone che lavorano e fanno di tutto un po', a volte si perde di vista l'importanza di momenti di approfondimento come questi e si ha anche un qualche pregiudizio verso un'impostazione che può sembrare quasi filosofica, no? Ma che poi nella risposta a queste stesse affermazioni, al grado di impegno sui temi dell'impatto che un museo si pone, in realtà rivela che questi musei invece le idee chiare ce l'hanno e come, magari non se lo sono posti in una maniera così strutturata. Quindi anche da questo punto di vista la sua valutazione diventa preziosissima e tanto più nella sua flessibilità, nell'essere modulare, articolato anche in più fasi nel tempo, no? Che magari si incastrano con le attività che questi stessi musei fanno, si rende assolutamente
usabile e comodo anche nella restituzione grazie al quaderno, che è già anche un approdo, no, di tutto il percorso. Questo aspetto della condivisione degli strumenti nei diversi gradi dello staff di un'organizzazione culturale, la mia testa va più facilmente al museo che non a una fondazione lirica del caso, anche se, come dicevate, può essere assolutamente applicato in più sedi, però questo è un punto di beneficio, perché apre a un team building, comunque anche a una coprogettazione da parte dei diversi rappresentanti che giocano sul campo. Dall'altra può diventare un limite. Io mi sono posto un po' questa domanda rispetto ai nostri piccoli musei, appunto, perché a volte il numero minimo di soggetti che possono dare il contributo potrebbe non essere significativo. Quindi in questo senso, lo dirò poi magari in questa breve riflessione alla fine, la presenza di una rete e di un soggetto di coordinamento può diventare tanto più funzionale. Un'altra caratteristica che rende merito all'iniziativa, e ci tengo a sottolinearlo, è che se è vero che esce da un progetto di Europa Creativa e quindi molti di questi prodotti sono risorse libere, ecco, il fatto che tutto il kit si è messo a disposizione, e non solo in italiano, in più lingue, sulle piattaforme di Nemo come di BAM, eccetera, in un momento storico in cui anche la normativa ministeriale, penso alle recenti novità sulla riproduzione delle immagini, sembra chiudersi rispetto a tutte le prospettive di open access sulle quali ci siamo battuti per anni, ecco, mi sembra che sia un pregio importante, anche perché al di là del museo della Fondazione Lirica che abbiamo rammentato, c'è un'assenza in una letteratura, forse anche di diverso livello, penso a una formazione universitaria, è un argomento che mi preme per una piccola collaborazione che ho con l'Università di Siena proprio sui temi della gestione e della valorizzazione del patrimonio. Quindi io già mi immagino di farlo un pochino vedere ai miei studenti, anche perché quando parliamo di coprogettazione e di partecipazione, e in questo caso è un audience development di grado interno, se vogliamo, no? Spesso nei nostri musei italiani, tanto più in quelli storico-artistici, per esempio, si fa fatica a spiegare com'è che funziona. Quindi da questo punto di vista il kit di MOI è assolutamente pratico, empirico, e questo l'avete visto anche dalle slide precedenti, da come ce l'hanno raccontato anche in apertura il presidente Lanzinger e Margherita. Quindi il valore aggiunto è anche questo, che finalmente dalla teoria si passa alla pratica, che c'è una sorta di empatia, di sensibilità sottotraccia, che non lo rende una nuda e cruda checklist, tanto più che le domande poste in modo molto intelligente come affermazione su cui riflettere non hanno sfumature marzulliane, sono anzi invece davvero circostanziate, dettagliate, come si dovrebbe fare anche in un questionario di rilevazione per i pubblici. Quindi settate in un modo che anche l'analisi statistica, se vogliamo, scusate la deformazione professionale del dato, diventa davvero strutturata e facilmente interpretabile su diversissimi livelli. Quindi ecco, alla fine, parlando anche di audience development interno, è chiaro che uno degli obiettivi di MOI è anche quello di raccontarsi in logica di accountability e aiutare l'organizzazione culturale a concepire o a ripensare il proprio posizionamento. E questa è una sfida enorme nel segno dei tempi, che appunto supera qualsiasi analisi SWOT e che si propone in un ciclo continuo. Quindi una volta conclusa la prima stesura del quaderno, credo che l'approccio sia: ok, programmiamo, ritorniamo a valutare, diamoci un tempo, margine, non solo appunto degli indicatori
qualitativi, come dicevamo prima, ma proprio di giustizia, di giustizia, che possono essere continuamente rimessi in discussione. Quindi davvero è un processo che va immaginato nel medio termine, e proprio nel processo e non tanto nell'esito finale sta la ricchezza dell'interpretazione alla base di questo progetto. Ed ecco, se invece dovesse immaginare gli sviluppi futuri, uno senz'altro è quello, e lo chiedo anche agli ideatori qui presenti, e se queste carte, queste domande invece a un certo punto della storia le mettessimo in mano all'amministratore del caso, alla comunità, nei pubblici che frequentano o non frequentano appunto il museo, e quindi avessimo anche l'altro lato della medaglia, il lato oscuro della luna, e ancora rispetto ai musei invece quanto può essere interessante utilizzarlo in un percorso di rete. Ecco, su questo un pochino mi sono interrogata, perché chiaramente l'interesse sarebbe anche quello di provare a sperimentarlo sul nostro territorio senese, che ha un livello, devo dire, molto alto in termini di competenze e anche, diciamo, capacitazione dei musei, sia come collezioni che come infrastrutturazione. Quindi mi sono domandata quali potrebbero essere i punti deboli della rete, quali nodi invece virtuosi. Ho pensato per un verso a come anche nei LUCV, nel sistema di accreditamento, i nodi virtuosi dovrebbero essere quelli che fanno da traino ed esempio, no? Per quelli un pochino più in difficoltà. Non so se poi questo sul LUCV almeno sia davvero un processo in essere. Per quello che riguarda invece MOI, credo che lì potrebbe avere davvero senso l'intervento del sistema museale, del soggetto capofila, diciamo, di coordinamento, che può un pochino riaggiustare gli equilibri attraverso questa strada. Però il desiderio sarebbe anche quello di fare un percorso di autovalutazione appunto interna a un'istituzione come il nostro caso, cioè un soggetto di coordinamento vero e proprio. Noi come Fondazione Musei ci siamo a lungo interrogati sulle funzioni dei musei e della nostra rete, se effettivamente fossero le stesse o se fossimo sul livello sopra le parti. Per ora ci siamo dati la prima risposta, quindi che rafforziamo e facciamo da cassa di risonanza una serie di funzioni che i musei stessi assolvono. Quindi non vedo perché non dovremmo anche noi, anche se siamo un ente di terzo livello che parla prima con gli amministratori, poi con i soggetti gestori dei musei e in ultimo vede assai purtroppo raramente proprio pubblici, candidarci a fare tutto l'iter di autovalutazione del caso, perché è chiaro che poi è quello il timone che daremmo anche ai musei della rete. Quindi ecco, dal nostro punto di vista si tratterà di uno strumento che nell'apporto anche critico e quotidiano dei musei potrà trovare magari anche nuovi interstizi di sviluppo, magari anche qualche sfumatura da aggiustarsi, però questo impianto assolutamente critico e costruttivo e al tempo stesso, non dico divertente, ma senz'altro piacevole, può essere calato anche in realtà museali di medio calibro. Inviterei anche le grandi realtà museali a farlo, dove spesso, non sempre, insomma, ma talvolta si danno per scontate. Sui piccoli suggerisco un'unione di forze, ecco, proprio per una questione di numero di teste pensanti rispetto all'attivo che un museo purtroppo può permettersi. Io ringrazio tutti voi, perché questo è uno sforzo a beneficio di noi professionisti e soprattutto di istituzioni museali, che appunto queste domande se le erano poste finora un pochino più in astratto e adesso possono leggerle e concepirle in maniera senz'altro più definita. Grazie Elisa, grazie anche perché hai anticipato alcune delle domande che sono emerse tra il pubblico, no? Cosa succede se mettiamo le carte in mano agli amministratori o in mano ai destinatari del nostro lavoro, no? Al pubblico, per non rimanere nell'autoreferenzialità. Personalmente io credo che
un grande valore di questo strumento sia quello proprio di aprire uno spazio per il confronto interno, che non è assolutamente da dare per scontato in un'organizzazione culturale. Non è facile che le persone si possano trovare in uno spazio, diciamo così, protetto a discutere di se stessi. Quindi, e questo credo che anche per la vostra rete, la rete dei musei senesi, potrebbe essere un'ottima opportunità. So che i vostri musei si incontrano abbastanza regolarmente su dei temi, no? In momenti di confronto, e quindi potrebbero farlo anche utilizzando questi strumenti. Lascio la parola brevemente a Federico prima di passare alle domande, perché appunto ci darà qualche informazione su come poi si può procedere da qui in avanti. Sì, veramente un minuto. Con ICOM abbiamo pensato di proporre alla comunità museale, che appunto attorno a ICOM si aggrega, degli appuntamenti futuri che possano approfondire la conoscenza dei MOI o il confronto sull'utilizzo di MOI per chi vorrà provarci. Noi siamo disponibili e quindi abbiamo pensato di proporre a ICOM di aprire delle sostanzialmente delle possibilità di iscriversi a delle riunioni online, non nel formato del webinar a questo punto, ma più della riunione, diciamo così, che potrebbero essere in autunno, diciamo verso ottobre, adesso orientativamente, per chi magari da adesso, durante l'estate, vuole studiare un po' MOI e incuriosirsi, ci si potrebbe rivedere in autunno per raccogliere un po' di vostre domande, e perché magari vi saranno venuti mille dubbi una volta approfondito lo strumento, e noi siamo disponibili a rispondere, a confrontarci. E magari un po' più in là, a questo punto, alla fine dell'autunno o nel corso dell'inverno, risentirsi con, ci dicevamo prima col presidente Lanzinger, gli early adopters, cioè quelli che avranno deciso di fare da apripista che avranno provato ad utilizzare un modulo o tutto lo strumento magari nel corso del prossimo autunno. Così abbiamo pensato insieme che fossero dei tempi congrui a quelli che sono di solito le necessità di pianificazione strategica dei musei. Quindi in qualche modo l'autunno può essere un momento in cui si fanno queste cose, quindi magari poi ci si risente e ci raccontate com'è andata. Così creiamo un po' una community di apripista, di persone che lo hanno provato, raccogliamo un po' di feedback e magari iniziamo a costruire un po' anche di strumenti per chi ci vuole provare, no? Ad esempio, ci ha provato la rete e la rete ha scoperto che è facile o difficile mettere in pratica MOI con la rete sulla base di alcune caratteristiche. Ci sono alcune cose che possiamo dirvi già noi, non so, lo strumento della tavola è adatto a gruppi piuttosto piccoli o a musei in cui magari ci si vede, in cui lo staff è circoscritto, mentre i quaderni sono più utili da utilizzare per staff grandi, in cui si fanno delle convocazioni mirate su dei temi. Cioè alcune cose le sappiamo perché le abbiamo viste nei nostri test, ma molte altre le vogliamo scoprire da voi anche quando proverete ad utilizzare lo strumento. Quindi era solo per dare un appuntamento mediato da ICOM in autunno per chi vorrà provare. Bene, grazie Federico. Allora, passiamo alle domande. La prima domanda di Cinzia Lacchia del Museo Borgogna di Vercelli, che dice: come evitare nella compilazione e autovalutazione, che si conduce ovviamente con i membri dell'organizzazione ai vari livelli, di essere autoreferenziali. Il contesto come ci percepisce o comprende le nostre scelte o proposte culturali? È possibile discuterlo e coinvolgere il nostro pubblico? Questa è la prima domanda. Devo dire che, sollecitata da questa domanda di Cinzia, mentre voi facevate vedere il quaderno strategico, ho visto che c'è questa area informazioni mancanti, no? Che mi pare che suggerisca questo, cioè che l'autovalutazione fa venire fuori quegli elementi informativi che mancano e si possono andare a cercare. Però non voglio ovviamente rubare spazio alla risposta competente di voi due, Francesca e Federico. Prego. No, in realtà è un rischio quello dell'autoreferenzialità nell'autovalutazione. Questo è chiaro che sia un rischio, che secondo noi però fa bene correre.
Perché, come dicevi tu, Margherita, non capita molto spesso di essere in un ambiente protetto a poter parlare di cose con i propri colleghi in ottica di miglioramento continuo. Per cui, in qualche modo, sappiamo che l'autovalutazione fa pensare ad un'autoreferenzialità, ma al tempo stesso, come tu sempre, Margherita, hai notato, il quaderno strategico alla fine ti stimola a fare delle piccole progettazioni di miglioramento e ti stimola a chiederti cos'è che non abbiamo, da chi dipende il nostro miglioramento, e a volte il nostro miglioramento dipende dai nostri amministratori, e qui inizio già a rispondere a chi ha detto com'è che apriamo lo strumento ad altri. Ecco, diciamo che ne apriamo le conseguenze in qualche modo. Secondo me è giusto che la modalità di consultazione, di autovalutazione resti interna al gruppo, però poi le conseguenze che ne vengono fuori, e quindi le questioni di sviluppo strategico e di miglioramento, possono vedere chiamati in causa i nostri gatekeeper, a volte li chiamiamo, cioè chi in qualche modo deve liberare delle risorse utili ai nostri progetti, che spesso nei nostri musei sono gli amministratori, nel caso dei nostri musei che hanno a che fare con il pubblico, o altre categorie di stakeholder. Molto interessante l'ipotesi di aprirla al pubblico, no? Quindi ai nostri visitatori. Io vedo, per me è come dire, vorrei tenere fermo il pallino dell'autovalutazione strategica del team museale, dello staff. Sarebbe bello poi che i risultati di questa autovalutazione diventassero un contenuto di comunicazione o di coinvolgimento del pubblico, cioè raccontare le direzioni del proprio impatto, no? Comunicarle verso l'esterno, farne uno strumento di engagement del proprio pubblico, quella secondo me è la forma di coinvolgimento più adatta. Ma se stiamo andando bene o male, nel quanto ci stiamo impegnando, quanto ci manca ad arrivare a determinati risultati, che ne so, sulla sostenibilità del museo o sull'affidabilità delle nostre informazioni, è una domanda che dobbiamo fare a noi prima di tutto, cioè a noi staff, a noi team che lavora all'interno dell'istituzione. Non è una domanda che secondo me possiamo porre direttamente in quel modo al pubblico. Possiamo poi raccontargli quello che abbiamo risposto, magari questo sì, sarebbe interessante e opportuno. Grazie. Sempre da Cinzia. Scusa, Francesca voleva aggiungere qualcosa. Volevo dire, rispetto a quello che ha detto Fede adesso, c'è proprio una questione, se si procedesse in quel termine, anche una questione di assunzione di responsabilità rispetto agli esiti dell'autovalutazione. Once you go public, you're public, cioè anche raccontare qualcosa significa poi tracciare un solco e una direzione. Volevo dire un'altra cosa rispetto anche all'autoreferenzialità che la tocca, però un tema fondamentale quando si utilizza MOI se leggerete le istruzioni per i facilitatori, lo ritroverete più volte, portare il tema del non giudizio. Quindi sembra, come dire, forse un po' lapalissiano e anche un po' smelenso, però è veramente cruciale. Cioè la discussione generata grazie al kit deve essere davvero scevra da giudizi tra colleghi o interdipartimentali e il più sincera e franca possibile, perché serve a disegnare uno stato di fatto e a poter migliorare. Detto ciò, nei pilot, quando ne abbiamo fatti, me ne ricordo sicuramente in un paio di occasioni a Berlino, anche per evitare che si creassero potenziali frizioni o questo sistema potesse innescarsi, e c'è inserita come suggestione ad un certo punto nelle istruzioni. Se il gruppo ritiene che, per esempio, se magari un direttore o un responsabile partecipa all'autovalutazione, ma ad un certo punto c'è un tema che viene trattare senza che lui o lei sia presente, benissimo, cioè che gli si chieda di uscire magari per discutere una o due frasi e poi di rientrare e gli si restituirà o le si restituirà una visione d'insieme, senza che magari il singolo si senta, come dire, chiamato troppo in causa o di entrare in ambiti o in relazioni, anche se vuoi gerarchiche, in cui non vorrebbe stare. Questo non c'entra esattamente con l'autoreferenzialità, però secondo me può stare un po' in quell'ambito come suggestione quando si inizia a pensare di utilizzare MOI.
Certo, e anche il ruolo del facilitatore è importante. Io sono rimasta molto colpita a Bologna nel vedere come due colleghe dell'istituzione Bologna Musei svolgessero questo ruolo in modo eccellente. Fare il facilitatore non è semplice, richiede degli skills particolari, evidentemente o le persone erano molto portate oppure le indicazioni del modello erano talmente chiare, talmente ben fatte. Insomma, comunque anche quello è un ruolo importante da considerare poi nella buona riuscita di tutta quanta l'operazione. Prendo un'altra domanda sempre di Cinzia Lacchia che si sposa anche con quella con un'altra domanda e cioè chiede se il report finale dell'autovalutazione rimane anche online visibile ad altri o un documento solo scaricabile che rimane solo interno, aggiornabile periodicamente. E così anche l'altra domanda di Benedetta L è se l'outcome, cioè il report, quindi di autovalutazione, viene riportato a qualche ente esterno. La risposta è no, a meno che voi non lo vogliate, nel senso che in questa fase il progetto arrivava a definire il kit, ma non ci sono o in questo momento non abbiamo immaginato dei luoghi in cui raccogliere, condividere, rianalizzare in che maniera appunto condivisa i risultati delle autovalutazioni, sia perché il progetto ovviamente come tutti i progetti doveva avere un termine e un numero di azioni finite, sia perché, questo ve lo riporto, noi vediamo per esempio nella condivisione tantissimi punti di forza, ma per darvi un'idea poi anche dei presupposti di partenza diversi, il modello finlandese da cui Moi ha preso spunto, promosso e la cui piattaforma è gestita da Museo Virasso, poi il capofila del nostro progetto, e non permette neanche a Museo Virasso stesso di vedere la maggior parte delle risposte che si danno al questionario della loro autovalutazione, in una logica anche lì di preservare in una sfera privata pubblicabile a seconda della volontà del museo i risultati, proprio per non tanto per non condividerli, ma per lasciare ad ognuno la libertà di decidere cosa, quando e come condividerlo, e quindi lasciare, diciamo, quel senso di sincerità, trasparenza alla base della discussione. Sì, Museo Virasso vede gli aggregati, ma non vede i singoli risultati. Un'altra domanda di Alberto Micalet, non so se pronuncio correttamente il cognome, che da circa un anno sta progettando un gioco cartaceo per lo sviluppo di progetti. E da un anno lo usa in associazione per tantissime cose, ma prima di pubblicarlo dice ci preoccupa molto il fatto che sia in lingua italiana. Avete mai pensato, come stiamo riflettendo anche noi, di utilizzare un linguaggio totalmente visivo rispetto alle parole? Personalmente non riusciamo ad allontanarci dal linguaggio scritto per comodità, ma sarebbe davvero forte riuscire a trovare un linguaggio visivo che sia inclusivo al 100%. Questa è una sfida per voi, BAM. Allora, prima di tutto vogliamo giocare anche noi questo gioco di Alberto, che non conosco, raccontaci, chiamaci, scrivici. Con il partenariato no, non abbiamo mai valutato di lavorare su puramente visivo, anche se sarebbe ovviamente una sfida fantastica e molto interessante. Però io credo che la forza di Moi, di questo progetto che abbiamo fatto insieme ai partner, siano proprio queste circa 150 sentence, frasi, che abbiamo scritto. Forse in questa presentazione ci siamo focalizzati un po' tanto sulla forma e poco sul contenuto, ma vi assicuro che se poi iniziate a sfogliare questi quaderni, non so se Margherita e Elisa siete d'accordo, ma la cosa che ti colpisce di più è la puntualità, la precisione e la chiarezza e anche la scomodità a volte di alcune delle frasi che sono in questi 8 moduli, cioè leggerle tutte di fila, quelle dei moduli più strategici, quelle sull'impatto, ti mette veramente in una condizione leggendole e dovendole valutare, chiedendoti insieme al tuo staff ma noi a che punto ne siamo da 1 a 5 con questa cosa qui, ti mette in crisi in senso positivo, cioè ti stimola un confronto che però è per forza un confronto dialettico che si basa proprio sulle parole che sono usate in quelle frasi. Quindi sarebbe molto difficile per questo strumento qui
usare dei simboli rinunciare alle 150 frasi che sono sulle carte o che sono sui quaderni. E credo che per i professionisti museali, per come li conosco io e per come ci hanno raccontato gli stakeholder forum e i nostri partner, avere delle frasi di appoggio sia molto importante con cui misurarsi. E quindi, però, niente in contrario a fare altri tentativi. Questo mi dà forse la sponda per dire anche, forse qualcuno l'ha chiesto nei commenti, se il progetto possa andare avanti, possa essere ampliato, no? Ecco, il fatto che il mazzo di carte sia fatto a moduli tematici è un indizio del fatto che questo possa essere sviluppato, nel senso che i moduli, quelli verso il museo, secondo me sono più o meno fissi, cioè i quattro moduli verso il museo sono degli evergreen, si potranno usare per sempre, diciamo, teoricamente. I moduli invece verso l'esterno, verso la società, e il partenariato ha scelto quattro temi che oggi, nel 2022-21, quando li abbiamo sviluppati, erano di particolare emergenza. Quindi la conoscenza affidabile e rilevante è una grande sfida dei musei di oggi, no? Relevant knowledge. Così come la sostenibilità, nel senso ecologico ed economico, e soprattutto quella ecologica è un grande tema dell'oggi. Nulla vieta tra 2 o 3 anni di mettersi lì e sviluppare un nuovo set, un nuovo modulo che affronta un tema che in quel momento sarà emerso come cruciale, e magari invece di farne uno tutto fatto per icone e non fatto per frasi, perché lo vogliamo fare ma più inclusivo possibile, e che rinunci anche al linguaggio scritto. Metto insieme 2 domande, una di Formulis e una di Stefano Scavo. La prima domanda è, vorrei chiedere se è previsto un sistema di condivisione dei risultati dei diversi utilizzatori dello strumento, esempio sul sito Nemo o BAM, in un'ottica di confronto reciproco all'interno del settore. E Stefano Scavo, che è anche del coordinamento dell'Emilia Romagna, oltre che del CDA della Pinacoteca di Bologna, chiede se è prematuro poter raccogliere casi e esempi di miglioramenti concretamente realizzati. Sarebbe importante per una materia così complessa. Quindi, di nuovo, il discorso della trasparenza, no? Di quelli che sono gli esiti di questi processi di autovalutazione, anche del benchmarking. Allora, rispetto alla domanda di se c'è un luogo digitale, insomma, di raccolta di altre esperienze di musei o organizzazioni culturali che hanno usato MOI, come vi dicevamo prima, no, non era proprio un'attività prevista dal progetto, e noi, come tutti gli altri partner, ci siamo comunque, voglio dire, come se anche dopo il progetto, promuovendolo e cercando di spingerlo un po' di più, però quella parte no. Se ci sarà un MOI 2, perché ce ne siamo parlate ad un certo punto in chiusura del partenariato, quello è stato uno dei temi che ci ha fatto riflettere eventualmente per un eventuale rilancio anche su Creative Europe, perché effettivamente poi capire che tipo di risultati emergono anche in maniera aggregata potrebbe essere interessante. E allo stesso modo, non abbiamo ancora avuto modo di riparlarci col partenariato. Era un buon proposito, ma da sviluppare forse nella seconda metà dell'anno, di riuscire a risentirci per capire come stanno andando le cose in Europa, cioè quali musei lo stanno utilizzando, e anche se poi i partner hanno, come dire, sufficienti legami e relazioni con i musei per sapere come sta andando. Mi sembra che ci fossimo detto che era un buon proposito per l'autunno, qui da, diciamo, diversi mesi dalla pubblicazione, perché come avete visto è uno strumento che può essere molto leggero ma anche abbastanza complesso, quindi qualche mese di tempo lo ritenevamo necessario, quindi per ora non ci sono.
Sì, aggiungo io, con ICOM ci siamo appunto promessi questi prossimi appuntamenti per provare a creare una comunità di apripista italiani. Nel frattempo noi ci impegniamo in questi prossimi mesi a sentire dai partner europei se ci sono stati degli apripista europei e quindi se possiamo iniziare a raccogliere un po' di racconti di com'è andata in Germania, in Estonia, e in Islanda, sì, pensavo alle traduzioni, anche poi ovviamente l'inglese può averlo utilizzato un po' chi vuole, per cui ecco, diciamo, ci impegniamo noi come partner italiano ad andare a raccogliere un po' di dati e ve li riporteremo quando ci risentiamo magari nelle prossime occasioni e in autunno, in modo che possiamo mettere insieme, anche per noi ovviamente interessante, sui nostri canali, insomma sui canali di ICOM, qualche storia già realizzata, insomma qualche caso già concretizzato. Bene, passerei all'ultimissima domanda, che è quella di Michele Lanzinger, che io posso leggere a meno che lui non voglia collegarsi e porla direttamente. Bene, se leggi tu. Grazie, ok. Chiede se ha senso usare MOI in modo profilato su determinati ambiti di azione. Questo perché nel caso di progetti di sistema, reti o progetti orientati, finalizzati, potrebbe essere utile per disporre di reti, dati, di autovalutazione profilati, omogenei e omologhi, che permettono di stimare gli impatti, esempio sociale a livello di sistema. Progetto vale a dire come elemento summativo rispetto all'autovalutazione del singolo museo. Un po' la prospettiva di Elisa, no? Per la Fondazione Musei Senesi. Ma allora, diciamo che su questo ci vengono in soccorso i nostri moduli, secondo me. Faccio un esempio molto concreto: nell'ambito delle reti forse si può provare a testare su musei diversi moduli diversi a seconda, in modo da non dover proporre a tutte le parti della propria rete di prendere il modello e di utilizzarlo dall'inizio alla fine, ma ad esempio provare con i moduli che noi abbiamo chiamato verso l'interno, quindi i moduli verso il museo, i moduli più propedeutici, a farli magari assaggiare un po' a tutti e vedere come rispondono. Poi però i temi invece, i moduli tematici, i moduli d'impatto, andarli a dividere e a testare in punti diversi della rete dove il coordinatore della rete ritiene che possano dare maggiori risultati. Da questo punto di vista la modularità del modello si può utilizzare in quel modo. Direi questo, vuoi aggiungere qualcosa? Volevo solo dire sì, che come dire, rispetto al rimangono centrali gli obiettivi di cambiamento di impatto, cioè gli obiettivi di un progetto o di una rete di cambiamento rispetto ad alcuni target o di impatti anche verso l'interno sono quelli che poi determinano l'usabilità dello strumento e di quali moduli. Quindi se c'è una, come dire, coerenza fra obiettivi della rete, di azione a livello di rete e alcuni dei moduli, allora sì, noi l'abbiamo testato qui a Bologna e abbiamo visto che effettivamente laddove c'erano a Bologna con una rete museale, come dicevamo prima, laddove c'erano degli obiettivi anche condivisi, era effettivamente possibile utilizzare i moduli. Laddove si entrava più nello specifico di magari temi o attività o funzioni che riguardano solo uno degli ingranaggi della macchina, allora nell'ambito della rete l'autovalutazione legata a questi temi zoppica un po'. È il match tra questi due aspetti, forse quello su cui ragionare. Bene. Margherita, forse noi dobbiamo, e anche le colleghe dicono, andare verso la conclusione di questa riunione per mantenere gli orari. Avete visto che abbiamo mantenuto le promesse? È stato davvero interessante. L'ultimo passaggio era molto chiaro per dire, se voi avrete modo di stampare o vedere le carte da gioco, vedrete che ci sono proprio degli argomenti che chiamano all'idea di tu l'hai fatta quella cosa lì, cosa ti è venuto fuori? Quindi la possibilità anche di condividere attraverso un approccio omologo, omogeneo,
e questo serve per moltiplicare il criterio dell'autovalutazione. Quindi credo che potrà essere davvero un linguaggio che incominceremo ad utilizzare, perché avremo una sorta di tassonomia di riferimento con il quale avremo la possibilità di riflettere, non dico misurare, riflettere sulla nostra attività. Voglio davvero ringraziare Margherita che ci ha avvicinato a questo progetto, a questo inverno, quando incominciamo a parlarne a Roma, al nostro congresso annuale, e a BAM Strategie Culturali per essersi così generosamente messi a disposizione per raccontarci questo bellissimo percorso, e davvero massimo interesse da parte nostro a far seguire questi elementi che sono emersi di accompagnamento e quello che potrebbe poi diventare, al di là degli early adopters, una comunità che nel tempo utilizza e sviluppa questo aspetto, per noi potrebbe essere davvero molto molto utile, perché lo leggo dal punto di vista della nostra associazione, è così che riusciamo a restituire servizio e significato a chi ci segue. Quindi voi, Francesca e Federico, ci sareste davvero preziosissimi proprio per le nostre attività. Sui modi e l'organizzazione che ci daremo, tenendo conto anche dei rispettivi ruoli e funzioni, organizzazioni e professionalità, avremo modo di risentirci, ma non è questo il momento. Da parte mia solo un forte ringraziamento per il vostro impegno, per la vostra disponibilità, che sicuramente tramite anche il nostro strumento delle newsletter manterremo informati i nostri soci, affinché e queste opportunità vengano conosciute, al di là delle preziosissimi 50 e oltre partecipanti che hanno voluto dedicare questo caldo, tardo pomeriggio di giovedì a questa ben interessante scoperta. Quindi grazie davvero, non credo che per una questione di tempo noi ci si debba attardare ulteriormente, purtuttavia se arriveranno alla nostra segreteria richieste informazioni, e sappiate che noi abbiamo ormai aperto un canale attivo per portare a servizio questo approccio nei confronti dei nostri musei. Quindi davvero grazie a tutti, Elisa, Federico, Francesca, grazie davvero, e per il nostro staff preziosissimo, Ilaria e soprattutto Margherita, che ha così ben condotto. Buona serata. Ciao. Grazie a tutti, buona Saluti serata. A tutti. Grazie mille a tutti. Buona estate a tutti. Buona serata. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.